Ecco, siamo qui con Ettore Catalino. Dato la rete. Sparato! Scorciato forte di distanze. Raffaele, mantieni a sinistra. Non sai, Ritorniamo da Ettore Catalino, autore di due reti, in grande prestazione questa del Real Madrid, anche se è incassato un gol in questo momento. Possiamo vincere questa partita, Catalino? Non lo so, come si chiama. 4-2, il risultato poteva essere 5-3? Potevate fare di più forse in questo primo tempo? No, niente rammarico, tanto confidiamo in Gava C. Come va questo ritorno del trofeo Jack? Sempre fantastico. Ringraziamoci, ci sentiamo dopo. Grazie. Vediamo una linea dalla regia. Siamo qui con il mister Piscitelli che va via. L'abbiamo vista che dà indicazione alla panchina, ma perché non entra in campo? No, stasera sono ospite. È ospite, però abbiamo visto che ha dato indicazione a Giovanni Napolitano. Che cosa gli ha detto, se si può sapere? No, penso è l'unica cosa da sempre che dico. Ovvero, se cambiano Cavaccini vinciamo sicuro. Cavaccini che è tornato in campo dopo anni e anni di profonda azione. Grande Abruzzo, sei grande Abruzzo. Grande Carletto come al solito. Il ritorno del torneo Jack è un grande ritorno. Sono d'accordo. Volevamo dire un'altra cosa, sempre maglie granate, sempre maglie in onore del Casamarciano. Esatto. Ma questi giocatori possono giocare? In teoria no. Giocare che cosa? Altri tornei. No, questi possono giocare massimo qua. Già è molto. Ma secondo me Napolitano deve parlare con me se vuole continuare a venire a giocare. Due o tre non possono proprio neanche calpestare il terreno di gioco. Quindi uno è ovviamente Cavaccini, l'altro? E l'altro è proprio lui, il cammino. E poi c'è Casalini che è un quintale 23. Ma ha fatto due reti di peggiorito. Credo il pallone abbia toccato addosso. Ma mo tutta sta sceneggiata dove. Non è forse Pignanola anche. No. Cancella sta cosa, ma che non c'è. È uno spettacolo. Cancella sta cosa. Una parola sulla nuova. Il fatto di Pignanola, questa nuova idea. Ha visto già qualche partita, il venerdì alle 16, il trofeo Jack su Videonova. No, non ho visto questa cosa sera, no, non ho visto ancora il trofeo Jack su Videonova, però complimenti per la struttura perché è bellissima. Facciamo i complimenti a Felice Panigua allora, che l'ha creata. Sì, sicuramente, perché vedo veramente un bel campo. L'altro là l'ha visto? No, piccolino, no. Misura è più per il calcetto. Diciamo le misure più per Cavaccini. Sì, bravo. Non lo fate vedere questo video, altrimenti quello già non mi odia. Allora ci vediamo, però una provvista venerdì, ci vediamo su Videonova ore 16. Cercherò di vederla. Si prende a casa Marciano? Sì, un'emittente molto collabora con noi da molto tempo. Ma volevo dire una cosa, ma più o meno, no? Questa cosa tu la cancelli, altrimenti io ti picchio. Tiro libero intanto per l'Atletico Madrid. Non promettiamo niente, Matteo Di Nopolo, tiro libero per l'Atletico Madrid. Matteo Di Nopolo. Ancora Napolitano sulla battuta, può accorciare nuovamente le distanze. Napolitano prova al testo, ancora rete Napolitano! Napolitano la mette dentro ancora una volta. No, fuori da Napolitano. 5-4. Dicevamo Matteo come commentatore, spegnere il microfono, come giocatore non ne parliamo. Ne serve un attaccante? No, perché qua non c'è il esatto. Ma allora Marco, l'unica cosa, se vogliamo fare una cosa se la facciamo, ma questa la devi cancellare. No, la rifacciamo. Dopo la rifacciamo. Ma serio? La rifacciamo serio, Matteo. Ci siamo guardati, speriamo che i ragazzi adesso completino la rimonta. È dura. Come mai è uscito dal campo? Vabbè, diamo spazio a tutti. Siamo nella parte della stagione in cui siamo ancora pesanti sulle gambe, siamo inizio stagione, diamo spazio a tutti, siamo tutti di qualità. Il vice capitano presidente Luigi Nappi è entrato, ha dato una grande scossa alla gara, grande impatto per lui. Si è quadrato, mantiene la posizione, benissimo, dai. Stiamo crescendo. Possiamo vincere questa partita? Dobbiamo vincerla, speriamo. Anche perché andiamo di Pignanola, non ci vediamo, stiamo facendo una bella figura. Non facciamo brutta figura davanti ai telespettatori. Allora ci vediamo venerdì alle 16 su Pignanola. Sì, tutto il trofeo Jack. A tutti i tifosi, appuntamento alle 16 su Pignanola. Abbraccio. Grazie.
qui con il miglior mister dell'anno scorso, premio tanto atteso da lui, cioè anzi inatteso, però è stato dato, ricordiamo, alla carriera, che forse l'avvicinamento al calcio ce l'ha dato lui, quindi se il trofeo Jack forse è nato e anche merito un po' tuo. Quindi ci tenevamo, quando viene qui a trovarci è sempre motivo di un piacere, motivo di orgoglio anche. Quindi ci tenevamo a fare una piccola intervista, prima l'abbiamo fatta un po' più goliardica, adesso la facciamo un po' più seria. Una parola sulla gara, sul nuovo trofeo Jack, sulle novità di quest'anno. Innanzitutto buonasera a tutti, vi saluto con grande affetto come al solito e dico che la struttura innanzitutto è una struttura bellissima dove riscontro veramente un grande entusiasmo, quello che poi porta dietro questo trofeo da qualche anno. L'unica cosa che dico è che secondo me si può migliorare tutto. Stasera ho visto una bellissima partita dove insomma i ragazzi del Casamarciano secondo me hanno una grande squadra, mi riferisco al Real Madrid, fanno parecchi errori, forse un po' con un arbitraggio così questa sera nella ripresa, sì, nel secondo tempo. E anche l'arbitro credo che potrebbe fare qualcosa. La Roppio. Allora, accettiamo le critiche come che saranno sempre costruttive. Questa squadra è da anni che partecipa al trofeo Jack, a volte con polemiche, però non ci abbandonano mai, alla fine sono affezionati a questo torneo. No, sicuramente, vabbè, vediamo anche nel panorama calcistico italiano che cosa succede la domenica, voglio dire, penso che la polemica fa parte di questo gioco, perché alla fine non ci dobbiamo dimenticare, questo è un gioco. Ti ringrazio per le parole dell'inizio, perché alla fine penso che la carriera mia non è mai iniziata. Voi siete sempre stupendi per questo, l'anno scorso il premio che all'entusiasmo avete, che ci hai dato. Sicuramente lo custodisco gelosamente, devo dire la verità, perché poi è sempre una bella cosa e vi ringrazio per la stima e per l'affetto. Un'altra, l'ultima domanda, poi ti congediamo perché si è fatta anche una certa ora. Allora, dicevamo le novità, la novità in primis oltre alla struttura che già hai citato, spettacolare, un'altra novità Videonola, tutti i venerdì il trofeo Jack alle 16 su Videonola, ci vedrai questa settimana sicuramente, spero ci vedrai spesso. È un emittente che collabora con noi per altre cose, con noi come ente, perché vabbè, per il comune. I ragazzi di Videonola sono fantastici tutti, è una bellissima novità, sicuramente è una novità che può portare veramente a qualcosa di bello, perché significa che ecco, il trofeo Jack da una cosa di scherzo così sta diventando qualcosa di bello, di importante, è quasi un appuntamento insomma nell'area fisso per quanto riguarda il calcio giocato. Una lotta tra me contro Matteo è diventata una cosa un po' più grande questa. Sicuramente, ma tra i due dei Norfi io direi di starne fuori proprio, non voglio. Sono organizzatore ormai. Esatto, non vorrei mettere più bocca tra i due di Norfi. Anche se Matteo, vabbè, il buon Marco penso che potrebbero anche evitare proprio di fare gli organizzatori, fate solo gli organizzatori, sarebbe una cosa spettacolare. Ti ringraziamo, soprattutto per il consiglio, ti ringraziamo per tutto, speriamo di vederti presto qui. Non dico tutte le partite, so che sei molto impegnato, però speriamo di vederti presto. Il premio, ti ripeto, è meritatissimo. Intanto possiamo solamente dire ci vediamo venerdì ore 16 su Videonola. Ciao ragazzi.